Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voglio parlarvi oggi di qualcosa che vada al di là fuori dal discorso allenatore, che è un po' stufato, almeno per ora, fino a quando non ci saranno novità. Voglio parlarvi di questo che è un nome, che effettivamente è uno dei nomi verosimili, non quelli sparati per aria, che è appunto il difensore turco Demiral del Sassuolo, attualmente Sassuolo da gennaio, è arrivato in prestito con diritto di riscatto per 8 milioni al Sassuolo, si dice che sia in mezzo anche alla Juve, questo poi non si sa per appunto sinergie, paroloni grandi. Però si dice che la Juventus vorrebbe in qualche modo, secondo le voci di mercato, appropriarsi fin da ora di questo giocatore e, se non lasciarlo appunto in rosa, perlomeno lasciarlo in prestito al Sassuolo, un po' come successe con Caldara e l'Atalanta. Se ricordate, venne acquistato, mi pare, a gennaio per una quindicina di milioni, poi venne lasciato in prestito appunto all'Atalanta. Venne preso l'ultima stagione di mercato estiva, poi si sa che è stato ceduto il discorso Bonucci e quant'altro, però di per sé l'idea è quella. Si parla di una cifra di 15 milioni e molti già vocifrano sul fatto che effettivamente questo giocatore potrebbe essere, appunto, per le prestazioni fatte in questi 6 mesi di Sassuolo e anche con la nazionale, che ha giocato recentemente, in cui ha giocato recentemente e ha fatto anche molto bene. Si vocifera che potrebbe essere lui l'uomo da accostare ai già rodati Bonucci, Chiellini e Rugani, appunto, e se non, o perlomeno aggiungerlo anche al tanto discusso Romero. Ma insomma, potrebbe essere lui quel colpo in difesa che potrebbe, in ogni caso, lasciare molto più spazio di davanti, perché le cifre di cui si parla sono di 15 milioni. Effettivamente, per un difensore di 15 milioni, con queste cifre, e pur tenendo conto che è molto giovane, è un 98, serve comunque un colpaccio, perché effettivamente, chiaramente parliamo di un giocatore che deve esprimere ancora il potenziale. E ovvio che giocare a Sassuolo in Turchia non è lo stesso che giocare chiaramente con la Juve. Però, insomma, il potenziale c'è. Se il giocatore poi si ambisce a qualcosa di più, ha la testa per farlo, può tranquillamente portare a compimento questo potenziale. Quindi, di per sé, visto il rapporto qualità-prezzi, insomma, attuale e comunque anche l'età, credo che sia, a prescindere dal fatto che rimanga o meno, alla Juve un acquisto top, secondo me. Top non tanto perché è un top, ma top per la qualità di questo acquisto, per il rapporto qualità-prezzo. Sul discorso difensore io sono molto, ho un'idea molto chiara personalmente, lo dissi già quando parlai di Manolas, che lo vedevo come prospetto ideale per un giocatore che faccia il terzo difensore, che vada ad alternarsi particolarmente a Chiellini, perché Bonucci è uno che le 50-60 partite te le fa ancora, e quindi non serviva, non serve secondo me un top acquisto, un Koulibaly, uno stesso De Ligt di per sé, per quanto gli vorrei chiaramente, perché chiaramente non puoi panchinare un giocatore come Chiellini anche quando sta bene così. Idem per Bonucci, sia per un discorso di ingaggio, ma anche perché sono giocatori che sono forti. Pertanto, siccome in questo momento, in questa stagione, con le priorità che abbiamo a centrocampo in attacco, specie a centrocampo, io personalmente l'acquisto, il top acquisto in difesa lo porterei avanti di un anno, il prossimo anno, con Chiellini, non dico in serie titoli, ma perlomeno potrebbe tranquillamente accomodarsi in panchina per tre quarti della stagione, credo io, e quindi avresti Bonucci e un altro, Koulibaly, dico io, Chiellini e Rugani. Ecco che invece con questo acquisto, questo giocatore può fare il terzo, può crescere vicino a Chiellini e Bonucci, ma pur essendo già pronto a giocare bene, perché l'ha fatto con Sassuolo, difficilmente può giocare proprio malissimo, poi chiaramente magari prende l'abbaglio e canni il colpo. Però credo che potrebbe essere veramente importante per lui crescere più che a Sassuolo, appunto, alla Juventus, e sarebbe quel terzo difensore che si alterna anche con Rugani, come una ruota che gira, e in questo concetto qua. Poi magari vogliamo un quinto difensore, Romero, altro giovane da far crescere, ma comunque entrambi che hanno avuto esperienza in campionati italiani, cosa diversa magari per un De Ligt, perché chiaramente De Ligt è molto forte, ma anche mediaticamente strutturato, nel senso che è molto forte effettivamente, però le cifre di cui si parla sono 70-80 milioni, vale la pena spenderli ora quando è un'emergenza importantissima a centrocampo e anche attacco, contando l'età. L'attacco con Mandzukic e Ronaldo, che non è proprio in età giovane, giovane. Quindi, personalmente, le priorità le metterei sempre a metà del campo, centrocampo, lo sapete che la penso così. Il resto in attacco, anche il resto, buoni giocatori, giocatori importanti che abbiano le palle. Io credo che un difensore deve avere le palle. Con Chiellini ti toglie molte soddisfazioni, pur non avendo Chiellini di piedi idilliaci, piuttosto che un giocatore con piedi molto più buoni, che però magari hanno un carattere più così, fragilino. Quindi Demiral, tra l'altro, è un giocatore che è altissimo, 1,92 m per 86 kg, quindi è un colosso ed è molto giovane, quindi i chili può anche fare di più, può tenere un passi a un certo punto. A me è piaciuto per quel poco che ho visto, tra video, spezzoni di partita e quant'altro, merita, c'è un buon potenziale, poi magari non lo rispetterà, ma la Juventus, secondo me, se lavora in condizioni come queste, con un allenatore anche tra l'altro nuovo, credo che possa essere un acquisto, a prescindere da un allenatore interessante. Quindi io personalmente questo acquisto, come quello di Manolas, per le cifre, per tutto quanto il discorso che concerne questi due prospetti, per me sarebbero acquisti perfetti. Io personalmente non chiedo da tifoso un acquisto importante in difesa, perché non credo che sia il momento di farlo ora. Poi
quanto lo chiederei a centrocampo, ecco, quindi, e in attacco in caso di cessioni di Dybala, Costa, Mandzukic, non lo sappiamo. Questo è il mio pensiero, è una cosa interessante da seguire per questo motivo. Sono contento a prescindere dal fatto che rimanga, che intanto che venga preso, dato che rimanga da noi o che torni in prestito da Sassuolo. Però secondo me va preso perché comunque per le cifre di cui si parla, per l'età, per tutto, è un acquisto giusto. Tra l'altro è un giocatore di piede destro che gioca anche come a posto di Chiellini, quindi centro-sinistra, quindi sarebbe perfetto anche come posizione. Facciamolo, un acquisto da fare, vedremo se andrà a compimento e in che termini e via dicendo. Forte come sempre, aspetto qui sotto i vostri commenti, che i vostri pareri ci dica questo Demiral, 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 non so neanche io la pronuncia, non c'è neanche scritto su Wikipedia la pronuncia, però vabbè. E niente, alla prossima, forza di voi, alla prossima, ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.